soccorso in queste ore nel tratto di mare compreso tra Otranto e Porto Badisco da parte di una motonave specializzata. Le indagini geofisiche e ambientali per scandagliare il fondale dove potrebbe sorgere il parco eolico offshore. Si intensificano i controlli finalizzati a contrastare il commercio ambulante abusivo, l'occupazione del demanio e la violazione di norme ambientali. A Porto Cesareo ancora un sequestro per 10.000 euro. Il mare senza barriere di Abil Beach approda in Sicilia. Il primo lido accessibile della Trinacria con personale qualificato arriva con orgoglio dal Salento. Se questo sabato non è stato ideale da un punto di vista meteorologico, con fenomeni piovaschi sparsi ma non intensi, la situazione migliorerà gradualmente tra domani e dopodomani. Dalla prossima settimana tornerà a splendere il sole. Restano sul piede di guerra gli agricoltori e i proprietari terrieri che protestano per le cartelle pazze inviate dai consorzi di bonifica. Intanto fa discutere anche la futura nascita del consorzio unico del Centro-Sud Puglia. Forze dell'ordine in campo per controllare pubblici esercizi e verificare anche il rispetto delle ordinanze comunali che prevedono limiti alla diffusione della musica. Ad Otranto sono stati chiusi temporaneamente due locali. Tradizionale festa del Movimento Regione Salento ieri sera al Male di Santa Cesarea Terme, un'occasione per ritrovarsi e per ribadire la bontà del percorso politico-amministrativo del Movimento. Tutto pronto a Cannole per la 37esima edizione della Festa della Municedda, in scena quest'anno dal 10 al 14 agosto, un evento unico che, come ogni anno, sorprende, delizia e diverte. Il bel Ramadani prende per mano le redini del centrocampo giallo-rosso, Morten Juhlmann ormai ai saluti, la trattativa con lo Sporting Lisbona ai dettagli, spunta un nome per l'attacco, Cristovic, ma per ora è solo una voce.